Buongiorno, anche stamattina belli freschi. Probabilmente stanotte siamo andati anche a 0 gradi, c'è Luca che ha la condensa ghiacciata. Mo' abbiamo trovato due ragazzi, vabbè, li ho detti ieri sera. E questa mattina arriviamo su a 2008, poi riscendiamo al paese, facciamo come ieri, facciamo un po' di spesa, un po' di colazione e poi ci apprestiamo alla seconda parte del viaggio. Ora pianifichiamo gli spostamenti, cerchiamo di non fare lo stesso errore di ieri, magari riuscire a scendere un po' più a valle per dormire. E ok, dai, ci aggiorniamo dopo. Allora, si vede sull'orizzonte il Monte Bianco e tutto il massiccio. Siamo partiti, ci siamo già fatti questi 300 metri di dislivello e andiamo a scollinare dall'altra parte al 2008. Monte Bianco che ci fa da sfondo. Guardate che bellissima giornata oggi. E si sale ancora fino a 2008. Mangio. Qua non ci ferma nessuno, neanche il pane. Luca ci stava per Cazzato. lasciare. Pezza le api che me le possono fare qui. Guarda, mamma mia che bello! Col della Crusatie. 2008-38, Plan Naval, 2 ore e 45. Faccio una pisciata, tutti bella vita.
Luca vuole fare il bagno in quel laghetto. Secondo me muore. Qua c'era il villaggetto, guardate che spettacolo, con queste casette fatte in pietra, con la cascata. Che spettacolo, davvero. Dai, questo è cappetto. Sì. Vabbè, questi sono tipo malghe, rifugi. No, qua è aperto, eh. Bella. Alla fine abbiamo seduto al rifugio. Sì, ma mi sa che a qualcun altro dovremo per forza. Beh, sì. Ora dobbiamo attraversare quel passo, quindi quest'altro colle, che di solito non è mai facile, quindi sicuramente non sarà qua, ma probabilmente sarà là. Andiamo. Questa salita, oh, questa pietraia con tanto, tanto, tanto sole, e tante tante pietre. e tante tante pietre e tanta tanta polenta in corpo. E noi proseguiamo. Proseguiamo? Sì. Dai, direi di sì. E Vai, vai. anche questo colle ce lo siamo fatto. Dobbiamo scendere giù di qua. Dove ci hanno spiegato che dobbiamo evitare il nevaio. No, infatti.
attimo mi trovo male. Ragazzi, non vi disturbiamo. Sì, soprattutto non ci lanciate le pietre addosso. Fatta a scendere vivi, almeno fino a qua, per il canalone della frana, costeggiando il nevaio. Che pendenza c'è qui? Qua sarà un 100% alla grande. Bello. Diabon. La vicina mi sembrava mezzo strano. Io non voglio andare a insultare nessuno, però mi sembrava mezzo ebede. Eccoci arrivati a Reims, fine tappa di oggi. Dopo andiamo a cercarci un posto imboscato per accamparci, intanto andiamo a fare un po' di spesa. Oggi abbiamo fatto 35 km, 2100 di dislivello, 9 ore, facciamo 10 ore più o meno, sono le 18, per oggi va bene, dai. Mi sembra di capire che Reims sia una cittadina abbastanza snob, dove gli interessano, dove un po' i disgraziati come noi non sono tanti benvenuti, tant'è che hanno rimosso tutti i rubinetti dalle fontane. Speriamo che almeno per lavarci, speriamo che almeno ci diano da mangiare, magari domani ci ricrediamo.